from the dead. Mister Laman, il Casoria torna al San Mauro, il San Mauro torna a giocare una partita di promozione, 1-1 con il Ciciano, una gran bella partita, il Casoria è andato in vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa la più classica delle regole del calcio, il Casoria non sfrutta un'occasione con Nucci per il possibile 2-0 e sul ribaltamento dell'azione il Ciciano trova il pari. Sì, diciamo al di là del pareggio è stata una bella partita, Maschi ha giocato da due buone squadre. Oggi Ciciano è una delle candidate alla vittoria finale e sinceramente due squadre buonissime, due squadre che hanno dato l'anima e che devo dire, insomma oggi potevamo sia vincere noi che pure loro. Infatti il risultato del il pareggio comunque tutto sommato è un risultato giusto, c'è quel rammarico per quell'azione. Però va detto che effettivamente tutte le due squadre hanno cercato di vincere, nessuna delle due squadre si è assolutamente tirata indietro e si è accontentata del pari. No, ma sono due squadre proiettate a far male l'avversario, ad attaccare. Allora si è visto una buona gara, sia da parte nostra che da parte loro.
Sinceramente il risultato per me è un risultato buonissimo e giustissimo, diciamo. 5 punti dopo 3 giornate, la trasferta di Pellarite non era facile, si è uscito con un ottimo pareggio, la partita di oggi non era facile, si è uscito con un altro buonissimo pareggio. Come giudichi questo primo scorcio di stagione dei Viola? Niente, diciamo, questo il girone, questo calendario non ci ha dato una mano, che adesso ci abbiamo pure 2 trasferte, abbiamo affrontato 2 buone squadre, Villa Literno e Cicciano, e mo ci apprestiamo a fare 2 trasferte. Vediamo di fare bene, di continuare però a fare squadra, bene. La squadra, la squadra è una squadra di carattere, una squadra sa quello che vuole quando va in campo, non si risparmia niente, una squadra vogliosa, tutti ragazzi eccezionali, e cerchiamo di fare bene per portare il Casore più avanti possibile. 2 parole anche per il pubblico che finalmente ha potuto riempire gli spalti del San Mauro anche in promozione. Il pubblico del San Mauro, il pubblico di Casori, il San Mauro è un pubblico, è il 12° uomo, infatti ci spingeva sempre a fare il massimo. Noi tanto siamo abituati a questo pubblico ormai, pure l'anno scorso. È un pubblico stupendo, fantastico, che ti spinge fino alla fine, non si risparmia niente, come dice, non fa risparmiare niente nemmeno ai ragazzi. Presidente Palmentieri, si torna in promozione, o meglio San Paolo torna a respirare aria di promozione, e questa forse è la notizia più bella della giornata. Sì, sicuramente siamo contentissimi che finalmente siamo ritornati di nuovo a casa nostra, perché questa è casa nostra. È una bella cornice di pubblico, anche oggi ci sono stati tantissimi tifosi, per quanto riguarda questo aspetto sono più che contento. Per quanto riguarda il campo, bellissima partita, 2 squadre che non si sono risparmiate, parlavamo prima anche con il mister, risultato giusto sostanzialmente il pareggio. Sì, tutto sommato il pareggio ci sta per ambo due le parti, è stata una partita maschia molto combattuta, l'unico rammarico forse quel pizzico di fortuna in un paio di episodi che ci è mancato, però sono soddisfatto dei miei calciatori, la squadra, l'aspetto forse più importante è che la squadra sta increscendo, stiamo prendendo sempre più forma, si sta cominciando ad amalgamare il gruppo e quindi sono più che soddisfatto. Un primo scorcio di campionato, queste prime 3 partite certamente non facili, sia sul campo del Villa Literno un buon pareggio e oggi anche questo pareggio contro il Cicciano, squadra praticamente data da tutti come una delle probabili vincitrici del girone. Sì, è vero, è per questo che siamo più che soddisfatti, perché abbiamo fatto le ultime 2 gare con 2 squadre molto ostiche, difficilissime, cui Villa Literno e Cicciano, e ci aspettano ancora le prossime 2-3 partite che sono anch'esse molto molto difficili, sono diciamo forse le ambite ai playoff, anche se poi in questo campionato ogni partita è a sé, quindi non bisogna fare troppi conti, bisogna essere sempre umili e pensare partita dopo partita. Ai nostri microfoni anche Raffaele Nocera, vicepresidente del Casoria. Anche per te Raffaele, una dichiarazione sul pubblico, partiamo dal pubblico e questo San Mauro che ha respirato nuovamente l'area della promozione. Che dire, questa è la nostra soddisfazione più grande, anche perché noi questo progetto facciamo dei sacrifici quotidianamente principalmente per il nostro pubblico. È bello vedere famiglie, è bello vedere scuole calcio, è bello vedere tanti bambini e donne sullo stadio, e questo è il nostro primo obiettivo. Dagli spalti passiamo al campo, bellissima partita, molto combattuta, il Casoria poteva vincerla, però diciamo la verità poteva anche perderla, il pareggio probabilmente è il risultato più giusto. C'è il rammarico perché sull'1-0 al 5° minuto della ripresa abbiamo avuto l'occasione per il raddoppio, sul ribaltamento di fronte c'è stato praticamente il pareggio del Cicciano. Diciamo che è una regola risaputa del calcio, gol sbagliato, gol subito, che dire, il calendario non so se siamo stati fortunati o sfortunati, però in 3 gare abbiamo affrontato Villa Literno, Cicciano, affronteremo in forza Coraggio, che a mio modo di vedere insieme all'Albanova rappresentano le squadre più attrezzate per il salto di categoria. Penso che a Villa Literno abbiamo giocato un tempo per uno, oggi è stata una partita equilibratissima, sicuramente non si è vista differenza tra le 2 squadre, potevamo vincere, va detto che potevamo anche perdere. Forse se contiamo le occasioni da gol abbiamo fatto qualcosa in più noi, ma un pareggio che va benissimo. Ora testa a Benevento, che sarà un'altra prova importante per i nostri ragazzi. Post gara di Casoria Cicciano, siamo con il tecnico Peluso dei Vesuviani. Allora mister, un 1-1 che la soddisfa? Sì, diciamo che abbiamo fatto un'ottima gara, a lunghi tratti abbiamo cercato di tenere il pallino del gioco,
abbiamo avuto tante occasioni, siamo passati in svantaggio su una defezione dietro, su una palla lunga, poi dopo abbiamo lavorato bene la palla, eravamo abbastanza padroni del campo, abbiamo avuto tante occasioni gol, sia sull'1-0 e sull'1-1, abbiamo anche avuto 2-3 opportunità per chiuderla, però tutto sommato ci accontentiamo del punto. Certo, per quanto riguarda il gol a iniziale vi ha tagliato un po' le gambe, poi negli spogliatoi ha detto qualcosa ai suoi ragazzi, si è visto un altro Cicciano. Sì, li ho strigliati un poco perché innanzitutto si gioca bene, si fanno tante cose positive, però bisogna essere più cattivi sotto porta, si sbaglia tanto e dobbiamo migliorare questa cosa. La società che cosa le ha chiesto, l'obiettivo principale? Ah, noi non ci nascondiamo, dobbiamo fare un campionato di vertice, noi insieme anche al Casoria, e colgo anche l'opportunità per salutare la società del Casoria, che è una grande società, e per l'ospitalità ricevuta. Grazie.